Ciao Maker, quest'anno vi ho fatto vedere alcuni progetti per il laboratorio, altri per la casa, ma oggi siamo alle porte di agosto e quindi voglio realizzare 3 progetti per la spiaggia con la mia CNC, ma non obbligatoriamente, quindi partiamo. Bene Makers, facciamo di corsa perché voglio andare al mare. Prima di tutto una premessa, visto che molti di voi non hanno una CNC, tranquilli, ci ho pensato io a fare tutti i PDF che potete poi utilizzare per replicare i progetti semplicemente con un seghetto alternativo e una fresatrice verticale. Trovate tutto in descrizione. Bene, partiamo con il primo progetto, le racchette da mare. Volevo avere una linea guida, non volevo disegnare un cerchio con un bastone sotto che sembrava un chupa chupa o un leca leca. Quindi ho cercato su Google immagini la forma standard di una paletta, una racchetta per giocare in spiaggia. Trovata l'immagine, tra l'altro aveva pure le misure disegnate, ho detto perfetto, spiaccichiamocela su Fusion 360 e iniziamo a ricalcarla. Con i vari strumenti di linea, di spline, di curve, ho ridisegnato metà racchetta per poi specchiare l'altra metà e avere quindi la perfezione. Avendo le misure nell'immagine, sono riuscito anche a scalare tutto alla dimensione corretta, appunto come era indicato dall'immagine. Nella parte successiva ho trasformato tutto in tridimensione e poi ho programmato per la lavorazione della CNC. In questa fase ho diviso le due parti, cioè prima ho programmato la parte di paletta, racchetta, chiamiamola come volete. Nella seconda parte invece ho programmato la parte del manico che andava a rendere un po' più ergonomica la tenuta della racchetta. Dopo aver completato la programmazione ero pronto per passare alla lavorazione. E quindi mi sono messo di fronte alla StepCraft serie D, la versione nuova. Ho bloccato prima il pezzo in multistrato da 10 mm per fare le due racchette, che ovviamente venivano specchiate per ottimizzare lo spazio, e ho iniziato una fresatura di contorno. Fresa da 6 mm, due taglienti, velocità ve la scrivo qua perché adesso non me la ricordo. Per la parte del manico che andava a rendere più ergonomica la racchetta ho voluto utilizzare del noce. Quindi sono andato a tagliare prima del noce, l'ho piallato per avere una faccia almeno liscia da mettere a contatto con la parte di appoggio, la parte di piano di lavorazione della CNC e poi anche qui ho fatto partire la lavorazione, cambiando però la fresa. In questo caso ho utilizzato una fresa ball nose, quindi con la punta sferica, per dare la massima qualità nella superficie. Risultato fenomenale, infatti dopo aver incollato le due parti assieme vedete come il contrasto tra il chiaro della racchetta e lo scuro del manico dia quasi un effetto luxury. L'unica cosa che rovina il tutto è che zio Biglio ha sbagliato disegno, è una racchetta da ping pong sta qua. E vabbè, andrò a giocare a ping pong. Vabbè, andiamo avanti con il progetto. Progetto numero 2, il tavolino per l'ombrellone. Vi dico la verità, questa è un'idea che mi è venuta a me, magari non verrà mai utilizzata, magari potrei aver inventato qualcos'altro. Boh, l'ho fatta. Comunque sia, era un progetto molto semplice, non avevo linee guida proprio perché me le sono inventata. Ho detto, cos'è che potrebbe essermi utile sotto l'ombrellone? Beh, un tavolino per appoggiarci un bicchiere. Quindi crearci una asola, una fresatura di una dimensione ideale per farci incastrare il bicchiere. Successivamente un qualcosa che mi mantenga un cestino, quello potrebbe essere molto interessante visto che di solito il cestino è sempre a 2 km, almeno dove vado al mare io. E poi per finire due gancetti per appenderci la maglietta, e il costume, appenderci qualcosa. Quindi non avendo linee guida sono partito dal foglio bianco su Fusion 360, ho iniziato a mettere delle misure. L'unico parametro che doveva essere preciso era il foro per l'ombrellone. Fatto quello, poi ho cercato di disporre il tutto nella migliore delle posizioni, cercando di bilanciare anche quelli che potevano essere i pesi, perché se da un lato mettevo delle robe nel cestino, dall'altro magari ci doveva essere la maglietta che bilanciava il peso. Ad ogni modo, anche qui per rendere tutto più solido, ho aggiunto un altro anello nella parte inferiore che mi aiutasse a mantenere il tavolino perpendicolare al tubo dell'ombrellone.
Programmare questa lavorazione è stato un gioco da ragazzi. Fresa anche qui da 6 mm, due taglienti, flat, cioè dritta, delle tasche per creare un portaoggetti con un minimo di scalino, creare tutto il contorno e il gioco è fatto. Parte finale, incollaggio dell'anello di supporto al tavolino e sono pronto per andare in spiaggia. Ma prima, progetto numero 3. Questo è un progetto un po' più ambizioso, perché? Per diversi motivi. In primis deve andare nell'acqua, quindi devo capire quali finiture dargli per poterlo buttare nell'acqua e poi non doverlo buttare nel cestino. Secondo motivo, perché l'area di lavoro della CNC è più piccola del risultato finale. Esatto, la tavola faceva 1200 mm circa, l'area di lavoro massima in lunghezza è 800 mm circa. Quindi, come ha fatto sto genio? Sto genio ha trovato la soluzione. Prima di tutto sono partito anche qui da un disegno. Con Giulio abbiamo guardato su Google quali fossero le forme delle varie skin board e ne abbiamo trovate diverse, quindi ne abbiamo scelta una e abbiamo detto facciamo questa. Anche qui ho importato tutto su Fusion 360, ho rifatto tutto il contorno di metà tavola per poi specchiarla e poi accorgermi che zio Billy non l'avevo calibrata giusta, quindi era grande così. Come ha fatto sto genio? Sto genio ha trovato la soluzione. Ho dovuto scalare tutto il progetto, ma così facendo mi sono portato dietro un errore. Perché se in una dimensione così creo una spline che sembra uniforme, nel momento in cui la vado ad ingrandire di 10 volte, se non era uniforme, mi porto dietro delle eventuali curvette. Tavola disegnata. Ora non mi resta che programmarla e qui viene il bello, perché la tavola, come vi ho detto, era più grande dell'area di lavoro. Ho voluto giocare d'astuzia, quindi crearmi dei punti di riferimento sulla macchina in modo tale da posizionare la tavola prima da un lato e poi dall'altro. Ho creato quindi due lavorazioni, poi nel dettaglio vi farò una lezione dedicata su Maker Plus perché è veramente interessante e ha diversi punti di riferimento da tenere in considerazione. Comunque, per non tenervi nessun segreto, ho creato prima un setup per la lavorazione della parte frontale, quindi della punta, diciamo. Terminata quella lavorazione, ho specchiato il progetto e ho creato un altro setup per creare la parte della coda. Ovviamente, per avere il risultato che volevo, dovevo creare sia su Fusion 360 sia nella realtà una tavola grezza che lavoravo che fossero identiche, cioè sia nella realtà che su Fusion dovevano essere identiche, in modo tale da far combaciare poi le due lavorazioni. Quindi, detto questo, abbiamo messo il file in lavorazione, fatta la prima parte, tra l'altro vi lascio qui le impostazioni che ora non ricordo, abbiamo poi capovolto la tavola e abbiamo fresato anche la seconda parte, molto lentamente, andando giù a rampa, e la precisione si è dimostrata tale. Fresatura perfetta, tavola che non si vede dove è stata unita tra le due lavorazioni. Al termine della lavorazione, con tavola fresata, siamo andati al banco fresa e abbiamo fresato gli spigoli per rendere la tavola comoda da maneggiare quando avrei dovuto prenderla in mano. Non ci resta che piegarla, esatto, perché tecnicamente quelle tavole lì hanno una leggera inclinazione. Visto che non cercavamo un'inclinazione precisissima, abbiamo detto, senti, bagniamola, buttiamoci sopra del peso e poi ci vediamo dopo il weekend. Così abbiamo fatto, abbiamo bagnato la tavola, ci abbiamo messo sopra un po' di pesi e poi dopo 3 giorni siamo ritrovati la tavola con una leggera inclinazione, tanto basta per farla funzionare. Boh, lo vedremo tra poco quando andrò al mare. Finitura finale, qui le possibilità erano infinite ma il tempo poco, quindi mi sono detto, senti, facciamo uno stencil, dipingiamoglielo sopra e poi facciamo la vera finitura, anzi più che finitura, il vero trattamento protettivo, perché appunto è una tavola che dovrà essere buttata in mare. Qui mi sono fatto suggerire dal colorificio qui in zona. Grazie mille. Volevo dire grazie mille al colorificio, non mi ricordo più il nome. Colorificio Postumia. Quello del colorificio mi ha suggerito una finitura che danno alle porte di Venezia, quelle porte che vanno sott'acqua quando c'è l'acqua alta. Mi ha detto, Matteo, fai trattamento di flatting più acquaraggia, mix
100% di rapporto e dagli su 6-7 mani, vai tranquillo che poi ci puoi andare dentro l'acqua con la tavola. Gli ho detto, è proprio quello che devo fare. Quindi, dopo aver dato le 6-7 mani di vernice, abbiamo attaccato il pad in modo adesivo e adesso non mi resta che andare al mare. Bene Makers, io me ne ritorno in spiaggia. Voi invece, se siete già al mare ma vi siete dimenticati della rivista, oppure siete a casa ma fa troppo caldo in laboratorio per fare dei progetti, beh, guardatevi questo video oppure quest'altro. Io vi do appuntamento al prossimo video, che sarà comunque in estate, perché non vi abbandono. Ciao ragazzi!